Buonasera signori e signori, fuori gli attori, ci conviene stare zitti e buoni. Buonasera ragazzi, come state? Eccoci raga, tutto bene? Come state? Auguri a tutte le mamme, ieri è stata la festa della mamma, noi registriamo auguri oggi. Mamme, auguri donne, che siete la cosa più bella del mondo. Auguri a chi è già mamma, a chi lo dovrà diventare e a chi sogna di diventarlo, perché lo diventerà. A chi lo è nata mamma, a prescindere se abbia figlio. Esatto. Le donne che nascono mamme, sono mamme dell'anima proprio. Allora, prima di fare il nostro svuoto alla spesa Eurospin, abbiamo accontentato Fabiola, Camilla Scendi. Volevo ringraziare Medi Nete di seguire la sua pagina Instagram, che ci ha portato dall'Olanda, noi già l'abbiamo assaggiato, la cioccolata al caramello salato, e per Giovanni questo kinderino molto molto carino che contiene le barrette. Grazie Medi Nete. Grazie Medi Nete, e questo non l'abbiamo ancora assaggiato, il cioccolato salato l'abbiamo assaggiato, molto buono, grazie, grazie, e soprattutto grazie. Molto salato, raga, non potete immaginare quanto buono, è salato. Sì. C'è quella cosa tra dolce e salato. Comunque, svuota la spesa Eurospin. Svuota la spesa da caramello salato. A caramello salato. Allora, la prima cosa che abbiamo preso è il pan brioche di Tremolini. Non perché a Luigi pan piace con la Nutella e a Giovanni con la marmellata. E a lei non piace. Ad Antonio in tutti i modi. Poi ancora abbiamo preso, sempre della Tremolini, il pane tramezzino. Questo qua io ogni volta che viene comprato, non so per quale motivo, non riesco mai ad assaggiarlo. Mi piace un bel tramezzino col tonno, il pomodoro, l'uovo a fette, niente, niente, non riesco mai. Tonno, pomodoro e uovo a fette. Una okay. Fetta di insalata. Poi ho preso per me, che sicuramente Luigi non lo vorrà nemmeno assaggiare, che sono i mini burger di carciofi. Certo. Non li ho mai visti, per me sono una novità e li ho presi, certo, per provare. Poi ancora ho trovato, sempre della Tremolini, questi tarallini che hanno, faccio vedere, sono tarallini questi, delle piccole confezioni che pratiche da aprire, voi tornate da lavoro stanchi, dici cosa faccio? Apro una brisa di tarallini, qua sono gli esperti di questi tarallini, i nostri amici pugliesi. Esatto. Poi ancora, mentre Luigi assaggia i tarallini della Tremolini, ho preso una confezione di pomodori piccadilli, perché Luigi dice che viene più buono lo spaghetto. Li accheremo a piccadilli, perché è grande notte. Poi ancora, ragazzi, non ho potuto resistere, c'era, diciamo, il dupe della Yankee Candle al gelsomino, molto molto buono, ragazzi, quando vedo le candele... Fammi sentire. Non ci avete più, insomma, mi fate felici col regalo della candela. Ed è 625 grammi. No, ti non piacciono, che tu dici che puzza. Lo so che tu lo dici. Poi ancora... Avete presente quelle gioiose domeniche che si va al cimitero a trovare i nostri cari? Scendete giù alle cappelle. Ragazzi, a chi che piacciono le Yankee Candle? Scrivetemelo, ditemi veramente su un po' cimitero. A nessuno. Poi... una confezione di pancetta arrotolata, spero si vede bene ragazzi, abbiamo una nuova lampada, poi ricambieremo la postazione. Torneremo alla nostra postazione. Sì. Poi Camilla ha già visto, non lo puoi avere, del prosciutto crudo e dello speck affettato. Camilla, fai la brava. Poi ancora una confezione di panini, che stranamente già non aperto, quei saliti, sali. Ah, eccola qua, sta dietro di me. Poi ancora passata di pomodoro, però mi sembra ne è passata di pomodoro. Poi penne rigate, dolce sole, dolce, sì, dolce sole, sole, penne rigate le penne, dolce sole e vermicelli, che non devono mai mancare in casa nostra. In nessuna casa non devono mai mancare il vermicello, ragazzi. Beh, sta pure a chi non piace magari. Sì, sì. Allora, questa è stata una cosa presa da Giovanni, che sono i conetti al mais, mamma, patatine, che l'ho portato con me e ho fatto le ore. Poi ancora, questo qua lo presenta Gigi, che come ha presente Gigi una presenta in missione. Tieni. Cari amici, a chi non piace la patata foglia verde, ragazzi.
foglia verde, guardate che patate belle, corpose, succulente, si vabbè, vede... presentate. Poi sapete che in estate da noi non manca mai il periti gingerino, il bitter bianco. Ma questo non è il gingerino, questo è il bitter dancish. Ancora passata. Pian piano è passata due ragazzi volte. Non l'ho mai provata, credo sia tipo Simmental. A Luigi piace con la cipolla e fatta con la pasta. Cipollina novella, okay, un filo d'olio, cipollina novella. Ora una ricetta. E appena la cipollina diventa bionda, come vedete, voi un paio di queste, una sola, non fate proprio niente. Un paio di queste che sono piccoli. Camilla, silenzio, ti porto in Germania. Vedete? E poi mettete a piacimento, tipo la penna rigata, mi piace il fusillo, perché si aggrappa dentro e viene molto saporito. Diamo essere biologico di pascoli italiani, quindi solo il latte italiano, latte ad alta digeribilità che beviamo io e Giovanni. Lei ama essere biologico. Una confezione, scusatemi ragazzi, ma si è aperto nella busta di aglio. Camilla, vuoi scendere? Camilla, scendi giù. Sì. Poi della Land provolone dolce. C'è il provolone dolce della Land. Anche questa è andata. E del pane a fettine e per chi non potesse tagliarlo compra già a fettine. Poi ancora per la colazione della mattina croissant senza zuccheri aggiunti, questi della Dolciando che sono molto buoni. Ancora della Dolciando, questo è tipo pangocciole che Giovanni porta per merendina a scuola. Poi ancora. Ah ragazzi, qua mi sono fatta io un piccolo regalino a 4,99 il Fabulous Flower, che quindi, praticamente, no aspettate, è il dupe di quello di Yves Saint Laurent, adesso non ricordo il nome, vi metto la foto. Perché? Perché sono rimasta senza profumo, perché mio marito mi ha regalato Chanel, bellissimo, chance di Chanel. Attenzione, la confezione più grande che c'era in commercio. Ragazzi, soli 140, come dice Marilyn Monroe, potete andare a dormire con due gocce di Chanel. Giovanni l'ha smontato e ci ha fatto un mindanuliette pieno di Chanel. E io quasi piangevo. In un letto intriso nello Chanel. Me l'ha svuotato per tutto. Quando abbiamo cambiato le lenzuola, si sente ancora tutta la notte, sembra di andare a dormire con delle signorine allegre francesi. Ma molte, questa da una parte è una cosa emozionante, dall'altro poi tutte le sere questa Francia come si scoccia. No, dicevo, no, vai. Sono con forza un capo di mano, ragazzi. Si corca su. Papier Hygienique. Questa qua voi sapete, chi ci segue da tempo, da è per mia moglie, compro, vedete, carta igienica. Poi, ragazzi, c'erano queste acque aromatizzate. Ne ho presa una con zinco antiossidante della Blues e un altro con potassio energizzante. Potassio energizzante è per mio marito. Non sappiamo come sono, adesso sono caldo, quindi non sappiamo come sono, abbiamo comprate altre volte. No, la signora no, non era questo, erano quelle là di acqua energizzata. Che adesso non mi viene il nome. Allora, abbiamo preso due di queste merendine per Giovanni, ne è uscita una sola perché Giovanni una l'ha mangiata nel supermercato. Questo è il burro di pascoli italiani, sono con latte italiano. Tengo a precisarlo. Burro di centrifuga sta scritto. Poi ho trovato della Puerto Sol senza zuccheri aggiunti, succhetti per Giovanni di Fede, tu ce l'avano più. Puerto Sol, a pera, senza zuccheri aggiunti. Anche perché è pera, se mettono pure lo zucchero. Però è interessante perché dice 99% frutta, il resto che cosa sarà? L'1% sarà acqua. La panna da cucina che per le pizze del sabato, Cami, smetti. E gli ultimi due pezzi sono, ho preso dei pancake già pronti a scaldare. Ragazzi, io amo i pancake. Lei ama i pancake. Mamma mia. Dei peperoni che Luigi piacciono in padella con olive e chiapparilla. E poi per l'ultimo pezzo, quest'acqua della Blues, due già le ho messe in frigo. Ragazzi, è veramente super frizzante, molto frizzante. E questa era la nostra spesina, abbiamo pagato 64 euro. Detto ciò,
Se voi, a chi piace l'Eurospin, tipo Fabiola, se avete un prodotto valido dell'Eurospin che ci volete consigliare, noi siamo qua. Io i pancake l'ho presi già pronti perché mi avevano consigliato il preparato della Dolciando per i pancake, ma non sono riuscita a trovarlo. In due Eurospin non c'era. Quindi consigliateci voi se c'è un prodotto valido dell'Eurospin che noi lo assaggiamo. E poi a breve arriverà un video Eurospin MD contro la spesa di Macca e Luigi farà da assaggiatore in diretta per voi. Cosa buona, dipende sempre. No, io ti devo bendare, io ti devo bendare. Tu mi dici qual è la Philadelphia e qual è quella dell'Eurospin. Questi giochetti so come vanno a finire. Sono un uomo di mondo io. Già sono approfittato del mio corpicino. No, poi sono tutte nel video le ragazze. Ma belli anche tu, me assaggio qualcosa anch'io. Casomai bendo te, più che bendarti, il mio sogno non è bendarti. Sono... imbavagliarmi, esatto. Se non parlo ma nemmeno, però con quello scotch con l'alluminio, tipo della sala toga, che fa vedere nei film. Quello è ottimo, ma comunque lo devo comprare, lo dobbiamo vedere pure per far vedere la loro. Stamattina mi ha mandato un messaggio che ha detto che io sono la tua forza e la tua vita. Io? Sì. Vedi chi te l'ha mandato, so che io telefono faccia bene. Vabbè, sono cose che si dicono. Sono cose che si dicono. Vabbè ragazzi, allora diciamo un'altra cosa più seria. La signora qui presente doveva fare un video, perché noi avevamo fatto a tutti quanti, che cos'era, il primo maggio, la festa dei lavoratori? No, non era il primo maggio. Sì, era il primo maggio. C'era la Pasquetta che abbiamo fatta con gli amici, più il primo maggio, noi abbiamo una casetta in montagna, abbiamo girato e volevamo far vedere un pochino la nostra casetta, ma non ho avuto tempo di montare con Giovanni. No, perché a differenza di questi video svuota la spesa che ci sediamo e li montiamo così come sono, là sono degli spezzoncini. E quindi non abbiamo potuto montare questo video, ma lo metteremo. Ragazzi, in settimana vi aspettiamo con lo svuota detersivi che Luigi è diventato bravissimo. E poi un'altra cosa, sì? Un'altra cosa. Virginia ci chiese questa cosa la dobbiamo fare io e te. Sì, l'hai detto anche nell'altro video, una giornata tipo nostra. Sì. Cosa sarebbe carina farla di domenica, che non stiamo al lavoro. Se non stiamo al lavoro non è una giornata tipo, è una giornata di riposo. Anche questo è vero. Però la dobbiamo fare quando andiamo al lavoro, un tipo di piccoli spezzoncini. Niente di chissà elettrizzante, però vi faccio vedere un po' cosa si passa la mattina alla sera. Farò dei piccoli spezzoni e vi faccio vedere come svolgiamo la nostra giornata. In più fatemi una gentilezza, ragazzi, che sto diventando vecchio e capite comunque. Mi è diventato rincoglionito. Seguitela questa, commentatela, vedete voi. Ma chi ci seguono solo per te? Per me, a me non mi pensano proprio. Non è vero. No, ragazzi, lo pensate? No, perché comunque si ricordano benissimo gli accordi che abbiamo fatto all'inizio di questi video. Come mi censura, io me ne vado. Cioè, io l'ho detto, perché vi ricordate come mi censurava? Diciamo che io gli faccio la scuola prima che attaccare a me. Non me ne frega proprio, perché dico sempre quello che penso. E ho promesso anche alle ragazze e ai ragazzi che ci seguono, che anche in questo momento, diciamo, leggero della giornata, per chi ci vuole vedere, non mentire, di essere veri, perché al mondo siamo venuti tutti quanti per essere veri e non perfetti. Allora adesso salutiamo, in questi giorni ci sarà svuota la spesa MD e svuota detersivi. E il video quello quando? E il blog. A Pasqua Pros, quando li metti? E il blog, appena c'è il blog, mettere il blog. Vlog, vlog, perché il vlog? Perché così si chiama, mamma mia, ragazzi. Gente di vlog. Ragazzi, adesso attacchiamo perché tra 10 minuti dovrebbe arrivare anche un nostro amico che viene a cena da noi. Oh, che bella piega che aspetta, salutiamo un attimo però. Certo. Salutiamo. Le Anna Marie Bizzeffe, Anna Maria, vi salutiamo con tutte le mani possibili. Virginia, Armando, Maria, Antonio, la piccola Roberta che ci segue col fratellino Alessio e il papà e la mamma, sì. Fabio l'abbiamo salutato 35.000 volte. Virginia, c'è Ariel. Ariel, Patrizia, sì. E tutti quelli che ci lasciano sempre un commento. E Mario, il nostro, a proposito, è stato il compleanno prima di Mario e poi di Armando, super auguri. Tanti auguri ragazzi. Medi Nater l'abbiamo salutata, sì. L'abbiamo ringraziata.
ma antica frutteria Capozzo, seguite la pagina Instagram. Voi non ci salutate niente di meno, ma nel vlog ci sono anche loro, state solo voi, anche nel vlog stanno loro, li cazzeo in diretta per farvi vedere. Esatto, allora noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata. Ragazzi, grazie ai nuovi iscritti, grazie ai vecchi iscritti e a chi si iscriverà. Va bene. Un bacio, sono le 9 di sera, noi andiamo a fare la pappa e intanto io metto prima a posto tutto ciò. Buonasera. Ciao ragazzi. Ciao ragazzuoli. Oh, spengo.